Il titolo della serata è... Aspetta un secondo. Dicevo, il titolo della serata è Doki Doki il Literature Club with Turbo. Eh? Il literatura. Con il Literature con Turbo. E tu come maiale. Vabbè, quello è ovvio. Ok, andiamo ad aprire il nostro bel giochino, che penso si dovrebbe vedere su Discord e anche su OBS. Sta Sta partendo. partendo, si vede. Aspetta, OBS non... Ok, me lo prendo adesso. Si vede? Sì. Perfetto. Non c'è l'audio, ma pazienza. And Vabbè, l'audio non serve. that's where wrong, kiddo. Vabbè, ma dico, non parlano. And that's where you're not, non parlano. E allora, per sentirsi l'audio... si sente? Vabbè, ma non me ne frega, ma è che lo sento, cosa che si sente nella live. Vabbè, certo. Qual era il salvataggio? L'ultimo. Aspetta, Facciamo chi fa chi? la cazzo di cane come abbiamo sempre fatto tutto. Ok. Ciao di nuovo, Tuba Maiale! Già mi rinviene la cena, abbiamo appena cominciato. Cosa? La prima frase della serata e già mi rinviene la cena. Sarà una serata molto lunga. Sono contento che non sia corsa via. Corso via. Sempre Skeletor! No, vabbè, quella era più. La sto facendo, sto correndo con No, non ti preoccupare. Ivan. Questo potrebbe essere un po' strano per me, ma almeno Strano. ho mantenuto la mia parola. Cosa? Strano. Strano. E tu come io. Bene, sono tornato al il Literature Club. Sono stato l'ultimo ad arrivare, quindi sono stato l'ultimo ad arrivare. Quindi tutti gli altri sono già qui. Sì. Sì, tutti arrivare, quindi altri sono qui, ha senso. Grazie per aver mantenuto la tua promessa, tu Bamayane. Spero che non sia troppo un impegno troppo. Importante. No, veramente grosso, che cazzo ne so. Overwhelming significa pesante. Pesante per te. Ciao Wisebot! Continuiamo il Literature Club! Cosa? Beh. Bot. È un cazzo di bot. Non hanno i sentimenti i bot quando ci uccideranno tutti, ricordatelo. Mi assicuro che tu nuoti... aspetta, dive headfirst into literature when you're not accustomed to it. Farti tuffare nella letteratura quando non sei ancora. Non sei abituato? Oh, Ah, andiamo! È come se lui si meritasse aspetta. come se si meritasse, diciamo, come si dice? Allentato. Cazzo vuol Ok. dire? Cazzo vuol dire questo? Oh, Aspetta. andiamo! È come se si senta allenato. Allentato, lento, fiacco, morto, negligente, stagnante, pigro. Oh, Ingrassamento, andiamo! polvere di carbone c'è anche. Oh, andiamo! Come se lui si meritasse un po' di pigrizia. Polvere di carbone. Come se lui si meritasse un po' di polvere di carbone. Sayori mi ha detto che non volevi nemmeno unirti a questo club quest'anno. Quindi fai capire una trap questa. Esatto. Vedi che è piatta, scusa, Vabbè. Era anche l'anno È scorso. anche l'anno scorso. Non so se il tuo piano sia semplicemente di venire qua e stare con noi o cosa. Cazzo. Io a mezza idea penso di avercela. Anzi, due mezze idee, sono proprio davanti allo schermo in questo momento. Ma se non ci prendi seriamente, allora non vedrai la fine. Cioè. Natsuki, certamente avrai una bocca larga per qualcuno che mantiene il suo collezione manga nella stanza del club.
Sta arrivando, penso, Bugs. Natsuki trova se stessa bloccata attraverso dire Monica e Manga. Tra dire Monica e Manga. Mangara. Manga e Monica. Manga e letteratura. Infatti, in realtà, Dante voleva, per l'idea di Dante iniziale, di scrivere un manga. Certo. Poi ha scritto la Divina Commedia, lo sapevi? Sì, ma però in realtà il manga era molto più bello. Ma poi già il film è meglio del libro, però stavolta. Leggermente sconfitti, Natsuki... Puoi aggiungere Bugs alla chiamata. Pioppa... Sì. Quindi prontamente sconfitta... No, swiftly significa velocemente sconfitta. Natsuki torna e si siede di nuovo nella sua seggiola. Facciamo quel glitch del video che non si vede più. Aspetta. Ah, aspetta, la carica. A parte che... No, perché ogni volta che si unisce qualcuno alla chiamata... Okay. Succede... Ok, perfetto. Non preoccupatevi, ragazzi! Tupa Maiale dà sempre il suo... Basta che si dica... Ok, ora ho capito cosa mi sono preso. Maiale ha sempre il suo meglio finché si diverte. Faremo una compilation dei momenti migliori alla fine. Sì, ci sarà. Aspettate un secondo. Mi aiuta con i lavori impegnativi senza neanche che io lo chieda. Come cucinare, pulire la stanza. Come cucinare, pulire la mia stanza. Copare la stanza. È tanto molto astro. Come dipendente. Che cazzo vuol dire dipendente, aspetta. Come dependable. Affidabile. Come affidabile. Come affidabile. Signori, questo è perché la tua stanza è sempre disordinata e così disordinata che ti distrae. È così disordinata che ti distrae. Poi quella volta ho trovato un buco nero. E ho dovuto usare la mia carta trappola buco bianco per bloccarlo. E una volta mentre cucinavi ho dato fuoco a casa. Ha dovuto usare drago bianco occhi blu. Perché sì. Veniva risucchiato dentro buco nero. Dipende quando mi è stato messo il drago bianco. Se dopo l'attivazione di buco nero. È così. Voi due siete davvero buoni amici, non è vero? Voi due siete veramente buoni amici, non è vero? Molto buoni amici. Potrei essere un po' geloso. È perché tu e Tupa Maiale potete diventare dei buoni amici. Tu e Tupa Maiale potete diventare anche buoni amici. Tu e Tupa Maiale. Tu e Tupa Maiale. Sayori. E come sempre Sayori sembra ovviamente completamente vuole, come si può dire, nell'oblio. Nell'oblio. Aspetta, oblivious. Oblio è oblivious. Sai, tipo The Elder Scrolls Oblivion, quello. Oblivion. E infatti Oblivion. Oblivia, sì, già. Oblivia. Ignara. E come sempre, Sayori sembra completamente ignara della situazione strana che mi ha appena in cui mi ha appena messo. Aspetta che silenziamo il telefono. Ho sparato in testa a degli scienziati che stanno ballando. Yuri ha addirittura portato ti ha anche portato qualcosa oggi, lo sai? Il suo dildo. Aspetta, Sayori. Me? È tosse questo, non sto ridendo.
Non esattamente. L'ho scoperto. Non essere timido. Ok. Non è veramente nulla. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Avanti, dai. È un pugno. Non importa. Tiro un pugno. Se vedi dai manti, quello è un pugno. Non lo è. Magico di Padre Pio. Sì, Papa Francesco. La coroncina magica della misericordia. Sì. Oh, che cosa faccio? Che cosa faccio? Oh, scusa, Yuri, non stavo pensando. Come sempre, non ho il cervello attivo. Aspetta che l'accendo. Penso che questo significa che tocchi a me recuperare la situazione. Salvare la situazione. And so I'm ready to save the fucking day. Dammi la tua borsa. È il momento di salvare il giorno. Avanti. Cosa? Ehi, non preoccuparti. È andato in più la Fonzi. Ehi. Ehi, non preoccuparti. Prima di tutto, non mi aspettavo che mi portassi niente in primo luogo. E poi, un gesto... Sarebbe un gesto carino... Un gesto carino fatto da te sarebbe una sorpresa... Bella. E gli fai il dito medio. La sorpresa. Ah, cosa ho fatto? E quindi gli fai il dito medio. No? Non credo. Mi farebbe felice, non importa qualunque cosa tu faccia. Anche se ci sono cose che potrebbero rendere più felici. Wink, wink, wink. Quink! E poi si scopre che in realtà sono due palline da ping pong messe sotto. È così? Già, non ne farò un grandissimo problema se non vuoi che big deal significa grandissimo problema, no? Quindi, Non ne farei un grosso problema se non vuoi che io lo faccia. Cosa? Che io non faccio diventare un grosso problema, nel senso... Non vuol dire nulla! Nel senso, non ne farò un grosso problema. Fottiti e basta. Ecco. Good. Ok, va bene. Beh, ecco. Ecco. Yuri infila Yuri guarda nella sua borsa e Yuri guarda nella sua borsa e lo tira fuori il libro. Non volevo che tu ti sentissi messo fuori. Quindi ho preso un libro che ho pensato che ti potrebbe piacere. Wow. È una piccola lettura. Quindi dovrebbe mantenere la tua attenzione anche se tu non leggi abbastanza molto. E potremmo, sai. Sta degenerando la situazione. Discutere, dai. Ovviamente, se vuoi. Puoi discutere. Questo è. Come fa questa carina, questa ragazza ad essere accidentalmente così carina? Ci sto provando. Ha anche preso un libro che pensa che a me piacerà, anche se io non leggo molto. Yuri, grazie, io leggerò sicuramente questo coso. Però prima insegnami a leggere, perché non so leggere. Lo stai dicendo te a caso o è proprio lì nel testo? E io entusiasticamente prendo il libro e lo strappo. E lo strappo? Piu! No, piu! Piu! Effetti sonori. Piu, piu, piu! Aspetta, fermi un attimo, aggiungi anche Porsche su Discord con la chiamata. Perché? Perché c'è Porsche che mi sta scrivendo su Steam e... Aggiungiamolo su Discord alla chiamata. Così diventa molto più interessante. Dai, okay. Devo far fuori un'armata militare con okay. Sedi vita. Solita roba. Il video c'è ancora veramente. Siamo buonasera, Porsche. Si sente? Sì. Sì, allora, però si sente. Piu! Ora si sente meglio. Beh, puoi leggerlo. Puoi leggerlo. Puoi leggerlo con la tua velocità. Lento di merda. E
Mi spiegate come faccio a fare fuori un'armata? Guarderò avanti. Di vita. Aspetterò di sentire cosa ne pensi. Muoviti a leggere quel cazzo di libro. E adesso che ognuno si è seduto, mi aspetto che Monica calci calci fuori qualche attività schedulata per il club. Sì, perché le attività si calciano. Sì, perché poi si bellissimo. Non lo sapevo un cazzo. Esatto. Ma questo non sembra essere il caso. Sayori e Monica stanno avendo una conversazione ciliegiosa nell'angolo. Cazzo vuol dire? Una felice conversazione nell'angolino. Appartate. Non credo. La faccia di Yuri è già immersa dentro un libro. Ah, fun fact. Facebook. Yuri significa lesbica in inglese. Vedi che te lo dicevo? Vedi che era quello di 4chan. In inglese? In giapponese. Non posso fare a meno di notare che la sua espressione è intensa, come se stessi aspettando per questa chance. Che poi quello è yaoi, no Yuri? Quelli sui gay. Ah, yaoi è yaoi gay. Sui... Yaoi è uomini, Yuri è lesbica. Yaoi turbino. Lo segno. Yuri era una categoria di 4chan, l'ho detto ieri. Nel frattempo Natsuki sta... diciamo, rimescolando il... Non è che lo rimescola. Sta insomma, guardando nell'armadio. Rovistando, giusto. O travestio, che non so che termine sia. sta travestando l'armadio. Sono veramente curioso di parlare con Yuri un po', ancora un po'. No, sai che devi fare? Devi tradurre proprio Yuri ogni volta che lo leggi, lesbica. Ma perché? Perché è quello che significa. Allo stesso tempo mi allora vuoi fare te la parte del narratore senza nome? Va bene, faccio io la parte. Aspetta, quantomeno stabiliamoci dei ruoli, perché ogni volta succede che ognuno si mette sulla... Ok. Io sono quello lì senza nome. Ok. Io faccio tuo papà maiale e te fai le ragazze. Io tutte. Cosa? Sì. Vabbè. Esatto. Okay. Ma allo stesso tempo si sentiva male, non vorrei distrarla da leggere, ok. È diventato ritardato dall'emozione. Dai, ho 4 di vita, non posso fare una... Che cazzo è una glimpse? Do un'occhiata veloce alla copertina del libro. Occhiata. Rapida visione. No, io stavo per dire, ho dato una guardatina alla copertina. Ah, beh. Ci può stare. Ok. Ho dato una guardatina alla copertina del suo libro. E non solo. Wink wink. Wink wink. Sembra lo stesso libro che aveva dato a me. È più di... More than that. Ah, ok. Sembra che lei stia leggendo le prime pagine di questo libro. Ok. Patate. Ah. Merda. Che sono patate. Allora. Merda. È riposcia. Questa è famiglia di banane. Ah, merda. Ah, okay. Ecco. No, posce come narratore. Posce come narratore. I think penso che si sia accorta di me. No, guarda. Quanto vuole di vivere? Brutto porco. Se mi guarda ancora se mi fa ancora uno sguardo, i nostri occhi si uniscono per un secondo. Si incrociano. Non so parlare italiano, so tradurre, no. Ma non so parlare italiano. Ah, bene. Lei dà ancora un'altra sguardata, un'altra occhiata a me e i nostri occhi si incontrano per un mezzo secondo. E i nostri occhi si incrociano per un mezzo secondo. Esatto. Non lo leggo questo. Fare. Ma quella gli fa nascondere la faccia nel suo ancora libro. Più profondamente nel libro. Proprio. Scusa.
Stavo semplicemente spaziando. Spaziando. Spacing out. Everybody come out, no, it's time to space jam. Space jam. Credo che l'ho fatta sentire non confortabile. Non a suo agio. Non confortabile. Inconfortabile è il termine di ieri. Inconfortabile. Cosa mi ha detto ieri? Inconfortabile. Vai via. Vai via. 20 di danno. Va bene. Non è va bene. Va bene. Ero concentrata e probabilmente non avrei notato in primo luogo. In primo luogo probabilmente non l'avrei notato. Sto solo rileggendo un pezzo, quindi. Questo è il libro che mi hai dato, giusto? Cosa l'ho perso? Vai. Vai avanti. Voglio leggerne un pezzo. Volevo. Pratinet. Elia, come si chiama la live? Eh? Elia, cambia il nome della live. Doki, il Literature Club. No, perché non ci va nessuno se metti un nome. Cioè, devi mettere proprio un nome ignorante. Rendiamo ragazze animi inconfortabili. Inconfortabili con lo sguardo. Metti tra virgolette, se no ti prendo per ritardato. Cosa? Mettilo tra virgolette, se no ci prendono per ritardati. No, anzi, senza scusa è meglio. Scusa, dopo che ci sentono discutere in questo allegramente. Voglio dire che non abbiano anche tutti i torti, forse. Ok. Ok, fatto. Continuiamo. Arrivo, un secondo. Arrivo. sta venendo. Non per una ragione particolare. Vai avanti. Sono semplicemente curioso. Come mai hai due copie dello stesso libro? Non rubate. No. Secondo me non è specificato. Potrebbe essere un urlo di dolore. Così. Un urlo di goduria. Beh, quando mi sono fermato al negozio dei libri ieri. Ah, no, non è quello che intendevo. Intendo. Reale. Mi è capitato di comprarne due. Ah, capita a tutti. Ah, vedo. Capisco. Sei molto convinto. C'è qualcosa che l'espica non mi sta dicendo. Devo riuscire a farmelo dire. Allora, lo leggerò sicuramente. No, aspetta, non era. Ho sbagliato la traduzione. Troppo tardi. C'era scritto. Aspetta, no, c'è il log, vero? Cioè, ma aspetta, non volevo. Qual è il menu? Ascolta, so la traduzione, zitti. Allora, c'è ovviamente qualcosa che mi voleva dire, ma lascerò andare. Ok, che cazzo ho letto, non let lo so. Let it go. I don't give a fuck anymore. Ok, inizierò a leggerlo assolutamente molto presto. Sono contento di sentirtelo dire, di sentirlo, che cazzo ne so. E guarda. Appena comincia a prenderti, potresti avere difficoltà a metterlo giù. Insomma, quando ti intrippi, capito? E quando ti intrippi, è un libro intripposo. E poi la trippa è buona. Ma che cazzo dici? Ok. È una storia veramente intripposa. No, è molto... Aspetta che vado su Google Traduttore. Relative. Significa che, come si può dire,
Significa che ti ci puoi relazionare. Relazionale, è bravo, avvincente relazionabile. È una storia molto avvincente relazionabile. Entri in posa. Ragazzi, noi dobbiamo fare un dizionario con le parole che ci inventiamo. Avvincibile. Invincibile. Alla fine di questo gioco lo faremo. Poi. Alla fine di questo gioco faremo un poema con le 20 parole di ieri. No, dovremmo farne altri. Vai. Ok, faremo i poemi con le parole. Vai avanti, che sono curioso di come finisce questa storia. Ah, sì? È così? E su che cosa... di cosa parla, allora? Comunque, Porsche, non è vero, te manca le basi. Questo è un gioco horror. E di cosa parla, allora? No. Sì. No. Beh... era un gioco horror. Lesbica chiude il libro e... scansiona. Scansiona gli occhi della sua schiena. Amici, mi scansiona. Scansiona. Traduzione perfetta, io non la correggo, la traduzione è perfetta. E allora andrò. Sta scansionando i suoi occhi dietro la schiena. Il libro intitolato ritratto. Il libro si chiama Ritratto di Russo. Vai. Di Russo. Il ritratto di Marco, il famosissimo Marco. C'è un simbolo di un occhio omnisciente sulla copertina. Non è un significa minaccioso, Minus. Cazzo me ne frega. Quindi già la copertina quindi è il simbolo degli Illuminati. Esatto. E qui parte la musica di X-File. Sì, l'ho fatta malissimo. Tududum, tududum, tududum. Ma perché quel sto gioco non ha musica? Scansionava, hai detto prima, giusto? Sì, scansionava. Va bene. Ma cavolo, posso fare fuori 4 con 2 metri? Volevo solo essere sicura che non ti ho dato... di non aver... Banni, semplicemente muori. Accidentalmente qualcosa. Uccidere umani, uccidere umani. Vai. Yuri the Terminator. Basicamente. How to basic. Well, basically. In pratica è un libro di questa... in pratica parla di questa ragazza nelle scuole superiori che si trasferisce... con il suo... con la sua sorellina... perduta. Da molto. Che cazzo se ne so? Con la sua sorellina più giovane perduta da molto tempo. Ragazzi, in realtà... ascoltate. Fermati. In realtà la traduzione di quella frase è che... è lesbica con la sua sorellina più... questa è la verità. Che cacchio sei, Nadia Toffa? Dai. Allora dai, continua. Ma nel momento in cui lo fa, la sua vita diventa veramente strana. Wow. Viene bersagliata da queste persone che... a caso! Che sono scappati da una prigione di esperimenti. Ma così? Si trasferisce, mi vengono attaccati da... si trasferisce al Nova Prospect! Può essere... Ragazzi, la trama è un pochino come quella dell'attacco ai giganti. Prima attaccano i giganti, prima devono combattere questi giganti, poi scoprono che fuori ci sono i nazisti e diventa attacco ai nazisti e erano tutti ebrei. No, questa è la trama di Half-Life. Sì, questa si trasferisce a Nova Prospect. Vabbè, ho capito, Yuri sta leggendo Attack on Titan, andiamo avanti. Ha tutto. E quando la sua vita è in pericolo, decide... disperatamente di scegliere cosa in cosa cre... che cazzo! E quando si trova in pericolo decide di... ha bisogno... in cosa crede? Cazzo! Non vuol dire un cazzo, ma è bello! Non importa quello che fa, finisce sempre nel distruggere parte delle sue relazioni della sua vita e la sua vita comincia a cadere a pezzi. Questo è... è tipo... questo è tipo... scuro. È abbastanza scuro. Scuro. That's kind of nigger, isn't it?
That's kind of dark, isn't it? No. Io lo fa sembrare come se fosse una storia carina. E poi arriva l'oscuro. Come questo gioco? Poi arriva l'oscurità. Dovevo tradurlo io, zitti tutti. Lesbica. Sembrava che questa storia fosse una storia. Lesbica. Sembrava che questa storia fosse. È un uomo. Perché c'è uno che sta stando fermo? È un uomo oscuro, No. It's a trap. L'oscurità. Un po' come questo gioco. Non vuoi biscottino? Vieni qui che ti do un biscottino. Vai avanti, vai avanti. Ah, Yuri gentilmente si muove a destra e a sinistra con movimenti non regolari improvvisamente. Cosa? C'è una crisi epilettica. Crisi epilettica. Quanto cazzo ho ordinato il desktop di via? Il mio è bellissimo. Scusa, lo vedo solo io, si è buggato il gioco. Che succede? Si vede strano da Discord. Perché? Dovevo aspettare per un attimo a mettere pausa e togliere. Dai, col fucile. Vabbè. Anche nel salvataggio si vede così. What the fuck? Hai glitchato il gioco. Cosa? Hai glitchato il gioco. E vai! Raga, mai giocare un gioco la prima volta è difficile. Ragazzi, ma porco schifo. Ragazzi, la traduzione è comunque quella parte per quelle che non sei un fan di quel tipo di cose, tipo maiale? Non sei un fan proprio. No, non lo sono. Non sei un fan di quelle cose scure. Intendo potrebbero decisamente piacermi questo tipo di storie. Quindi non preoccuparti. Corri. Ah sì, sì, mi sono scordato che porco schifo. Le lesbiche sono in queste cose. Vai avanti. È così timida e reclusiva. Nel fuori. Ma la sua mente sembra di essere completamente differenziale, vai. Differenziata. Mille parole potevano andare differenziale. Differenziata. Mentalmente se lo leggevo dall'inglese era giusto. È solo che quel tipo di storie. Mi piace mettermi di primo. Sfidano in come guardi la vita tramite una nuova prospettiva. Strana. Strange. Contare kill. Quando cose orribili succedono, non solo perché qualcuno vuole essere cattivo. Cattivo? Ma perché? Seguimo. Hanno i loro obiettivi, la loro filosofia e quello in cui credono. I loro goal, se non fanno i loro goal. Questo gioco è triste. Ed improvvisamente. Poi improvvisamente quando pensi muore. Che... Muore, guarda che spoiler. Quando pensi di poter essere... Il protagonista muore. Vabbè, sì, insomma, relatata il protagonista. Relatata. Vai avanti. La parola. È arzionata. Hanno fatto la decisione... Come cazzo si traduce? Aspetta, magari non mi ricordo più. Nativa. Nativa. No, è stupida, come... Naive, non è nativo. In genere, no. Che loro sono, si scopre che sono loro quelli ingenui per mettere le loro morali a vie uniche di interferire con i piani del cattivo. Sto borbottando. Vero? No. Non di nuovo. Invece è falso. Sì, stai borbottando come fagioli. Scusa. No, quindi poi borbottare dall'altra parte, forse Wendy. Stai borbottando come fagioli. E poi comunque il mio nome di stima è pasta fagioli e cotta. Tupo maiale, vai. Non scusarti, tupo maiale. Anche perché quando è che tupo maiale si scusa? Vai. No, ma che non è non scusarti, tupo maiale. Non ho perso interesse in queste cose.
Perché ma sono... che funziona credo il che primo sia... colpo vada bene allora. Andata bene. Ma credo che... dovrei farti sapere quando... dovrei farti sapere che ho questi questo problema. Quale? Quando... Quando permetto cose come libri... quando permetto cose come libri e la scrittura di riempirmi la testa... Ragazzi, spoiler, faccio un piccolo spoiler, non ho giocato a questo gioco ma faccio una previsione. Lei diventa cattiva perché legge un libro e si relata al cattivo. Relata. Si relata. Io non so come va il gioco però non voglio spoilerare perché so che va giocato questo gioco. Vai vai. Godiamocelo. Sì, ma quanto tempo dura? Mi ricordo di fare attenzione ad altre persone. Quindi mi dispiace se finisco a dire qualcosa di strano. Sono io che devo leggere un brutto proiettile nel cazzo. Scusa, io sono la narratrice numero 2. Ah, ok, grazie. Devo dire sto posto, rimarrò senza voce. Ho tre voci, una doppia personalità. Questo è il dottor Jekyll. Questo è Mr. Hyde. Ragazzi, lesbica vuole parlare. Da. Fate parlare il dottor Jekyll. Quindi mi dispiace. Quindi mi dispiace se dovessi finire a dire qualcosa di strano. Qualcosa di strano. Per favore fermami quando parlo troppo. Ok, ferma, stoppati. Come sei cattivo. Ma tu dai di fermarti, quindi adesso fermati che devo parlare io. Questo è trattino. 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 Non credo che tu debba preoccuparti. Ripeti. Non credo che tu debba preoccuparti di niente, idiota. Ripeti. No, è sbagliata, non credo che tu, io veramente non credo che tu abbia bisogno di preoccuparti. Non credo davvero che tu bisogna... tu abbia bisogno di... Non credo che tu... Non credo davvero che tu abbia bisogno di preoccuparti, idiota. Credo che preoccuparti abbia tu davvero non... Non... Bisogno. That just means your personal... Questo significa ciò... Questo significa che ti appassiona molto leggere. E l'ultima cosa che io faccio è ascoltare. No, l'ultima cosa dei... Come fa a fare un altro di danno? E il minimo che io possa fare è ascoltare. The Last But Not Least è un club di letterati, dopo tutto. Letteratura. mamma, ma dai campi letterati. Mamma, sì, lo so che hanno tutti 45 anni e ne ho 13, però da tranquilla. Ah già, ecco, dimenticavo. Penso sia pedofilia questa nel nostro caso. Leggi. Questo. Questo, tutti questo è. Questo è vero. Stai infatti. Vero. No, devi dire infatto. Infatto. I might as well restart. Allora io dovrei iniziare a leggere, giusto? No, potrei... Potrei quindi iniziare a leggere, giusto? Sì. Non devi, se non puoi. Che cosa dici? Perché l'hai risata cattiva così di improvviso. Giusto un momento fa hai detto che... giusto un momento fa hai detto che io volessi che io leggessi. Siamo in un club di letterati. Siamo in un club di letterati, ricordatelo. Ragazzi, questo tizio è Tupa Maiale, sta discutendo con Mizzola, con una ragazza, su se deve leggere un libro o no. Una ragazza che avrà 14 anni, 15 poi. E è Tupa Maiale. E lì arrive, con le fre... Non è un verso, quelli sono tre puntini. Dot. Quindi, fammi prendere il libro. Anzi, quindi fammi pigliare il libro. Prendo velocemente il libro e lo metto dentro la borsa. Che avevo messo nella borsa. Dai, lo penso. Ah, che avevo messo nella borsa. Vabbè, io non sto dicendo, letteralmente. Recupero velocemente il libro che avevo... Nel culo. Allora, adesso lo traduco velocemente. Io veloce recupero il libro. Questo io ho messo nella mia borsa. Io prendo il libro borsa. Va bene, va bene se mi siedo qua allora. Giusto? No. Adesso ti fa no. Mi siedo.
I sleep. Allora, ascolta, questa scivolo. È la situazione perfetta. Scivolo. Mi assottiglio ed entro nello spazio tra per entrare nella sedia vicino a Lesbic. Mi assottiglio. Mi assottiglio. Mi assottiglio. È molto sottile il mio umorismo. Mi assottiglia. English Europe. Ah. Anzi no, considerato un momento. Ah, ah, yeah. 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 E adesso ti fa tipo... Sei sicuro? Hai 45 anni. Sei sicuro? Sembri un po' apprensivo. Apprensivo? Dopo che ti hai scivolato nel culo. Questo è... Questo è... Io scusa. Io sono scusa. Non è che non voglio che... Che non... Non che io... Tu, non che voglia che tu... Lo faccia. Che tu... Oh, ma il problema del babbettino di questa tizia peggiora nel tempo. Non che io voglia che tu... Timida, ci sta. È che è solo qualcosa di cui non sono abituato. Abituato? Avanti, dai. Da dietro, ma da... In compagnia di qualcuno. Vedo. Vedo. Quindi mi sono sentito, finisco per distrarti o qualcos'altro. Quindi no, allora quindi allora dimmi se finisco a distrarti o qualcos'altro. Se finisco qualcos'altro mi preoccupa. Qualcos'altro. Ok, credo. Apro il libro e inizio il prologo. Aspetta che si è buggato il gioco. Il prologo. Salva, chiudi, riapri, vedi se... Do you want to quit? Sei ma porco schifo anche l'aereo. Volere uscire. Questo è un destro coordinato, comunque, ragazzi. Cioè, veramente, stiamo... Il punto è che stiamo facendo una cosa... Team salvato da cosa? Dalla galera? Questo gioco non è nato per bambini e per quelli che sono... Che si disturbano facilmente. Dai drogati. Ragazzi, team salvato da cosa? Dalla galera? Allora, dai, leggilo. Allora, ho aperto, io apro il libro e inizio il prologo. Inizio a capire che cosa intendeva. È presto capisco. Cosa intendeva Lesbica dell'essere in compagnia. Davvero. È come se senti la presenza di quello vicino a te sulle spalle mentre leggi. Sono sulle spalle? Ragazzi, perché non mi hanno preso per il doppiaggio di Half-Life 2? Questa l'ho già fatta io ieri. No. Penso che tutti quanti abbiamo fatto almeno una volta questa battuta. Sì. Io non c'ero ieri. It's not part... Ok, non è particolarmente cattiva. Devi vederti... Cosa, signor devi vederti la registrazione del video ieri, allora. Sì. Dopo la vera. Ho scritto anche un poema. Hai scritto anche due poemi. Due poemi. Forse un po' distracevole, signor Fred. Distracevole! Ma la sensazione è qualcosa di confortevole. Signor confortevole! Signor Freeman, non sto intendendo che lei non stia lavorando, ma lei si deve svegliare, perché se no il suo... Nessuno merita un pugno più di lei! No, le speranze delle umanità... Si svegli, Mr. Freeman! Si svegli! Non che voglio insinuare che lei stia dormendo per il lavoro! Ma nessuno merita un pugno più di lei! Tempo, signor Freeman. Tempo. Tempo. Vabbè, andiamo avanti, se no veramente non finiamo più. Fury è nell'angolo del mio occhio. Lesbica. That's my third power, by the last. Lesbica è nell'angolo del mio occhio. No. E realizzo. Sto realizzando che non sta leggendo il suo libro. Che non sta leggendo qualcos'altro. Che non sta realmente... Che non sta attualmente guardando il suo vero libro. Non sta attualmente guardando il suo libro. Il suo proprio libro. Vai avanti. Do un'occhiata. Sembra che sta leggendo il mio libro al posto del mio. Eh? Sta leggendo il cazzo. Scusa. Scusa.
Stavo solo. Scappa. Ok, ce l'ho fatta. Yuri. 45 di vita. Cioè, Yuri, ti scusi davvero troppo, non credi? Lo faccio. Lo faccio. Charlie. A 650. Mera. Yuri, Carl! Questa è la tua scelta finale. Carl! Sì. That kills people! Sì, Carl! Di sto posto, veramente sto gioco lo finiremo mese prossimo. Dai ragazzi, più veloce, dai. No, più veloce no, veloce. No, non avevo pensato. Scusa. Intendevo. Ma perché le risate cattive? Ogni momento? Non è una risata cattiva, è una risata tipo. No, lo so. Questa in realtà è una risata del tipo. You are I. Ecco, questo dovrebbe funzionare, va bene? È solo practical problems. Allora, mi assottiglio sotto la mia scrivania. Finché. Faccio scivolare! Sposto la mia scrivania di fianco a quella di Yuri. Allora, assottiglio la mia scrivania davanti a quello della lesbica e tengo. Metto il libro in mezzo tra i due. E tengo il libro in mezzo. Vai avanti. Mi è arrivato un pongo in faccia. Suppongo. Io suppongo così. Lesbica chiude timidamente la sua coppia. La sua propria coppia. Ma tutti ti scrivono. Eh? Tutti ti stanno scrivendo su Steam. Home Switch. Ok. Nel momento in cui ci avviciniamo mentre ci stiamo avvicinando, assottigliandoci prima lei, poi io. Lin non significa inclinare. In modo molto, come si dice, in modo molto toccante. Le nostre spalle stanno quasi per toccarsi. Ma Lin, Lin non è inclinarsi. Cazzo me ne frega, andiamo avanti. Cazzo me ne frega di nuovo. Sembra che il mio braccio sinistro è nella strada, così utilizzo nella strada la mia mano destra per tenere il libro aperto. Questa roba merita un'animazione flash. Vabbè. Suppongo che questo lo renderà particolarmente difficile per girare pagina. Per vabbè, lui è nel club dei letterati, no? Vai. Ecco. Ma non so che devo fare fuori ordine di nemici. Allora, zitti. Lespica prende il suo braccio sinistro e tiene. Prende il braccio. La parte sinistra del libro tra il suo pollice e. Il suo fronte dito. Il suo altro dito. Fronte dito. Aspetta un secondo. Perché vorrei. Polpastrello forse. Non mi interessa, andiamo avanti. Sì, ci sono 5 dita, ne userà una. Ragazzi, ascoltate. Eh? Andiamo avanti. Faccio la stessa cosa con il mio braccio destro nella parte destra del libro, ma non utilizzando la fronte del dito. La fronte del dito. Uso la forza. Quella strada, io giro pagina e Yuri si assottiglia sotto il suo pollice per girare dalla sopra. Ma che cazzo? Le traduzioni mie sono molto migliori dalle traduzioni vere in inglese. Il bello è che io lo capisco l'inglese e lo sbaglio pure a tradurlo, l'ho fatto bene. Cioè, gli sbagli miei sono fatti bene.
Insomma, zitto. Vai. Ma nel tenerlo in questo modo. Shut up, Posh! Ma per tenerlo in questo modo? Caut. Aperte due virgolette. Siamo ancora più vicini a come di quanto eravamo prima. Noi siamo ancora più gay, assottigliati insieme di quello che eravamo in un tempo passato. Ehi, ma crippling depression! Punto e virgola. It's time to stop! Ok? È tipo se le tette, le sue tette da lesbica mi stiano distraendo. Punto esclamativo di sconforto. Le tette? Dove hai tradotto le tette? Perché c'è un computer nella classe? Siamo in Giappone, non puoi farti le domande. Vabbè, ma lo usano per... I giapponesi. Chissà perché. È come se stessi per sentire il calore della faccia della lesbica. Anche lei è nell'angolo della mia visione. Il suo cognome è Keki, comunque. Ma perché casco sempre allo stesso punto? Yuri Keki. Sembra un nome di un porno scat. Keki. Sei pronto? Caga. Per cosa? Oh, si è girato l'occhio. Aspetta, ascoltate, fermi, prima di andare avanti. Secondo me adesso dice, io ho una mia tecnica per girare le pagine, vuoi vedere? E si esplode il libro. Andiamo avanti. A girare pagina. Scusa. Penso che mi sia distratto per un attimo. Stavi guardando le tette, brutto porco. Sì. Ok. Perché io sono tupa maiale. Sbatto gli occhi e osservo per millisecondi la faccia della lesbica di nuovo. E i nostri occhi si incontrano. Come? Non so come sarò capace di stare al suo passo. Di sopportarla. Ma perché? Con passo con lei. Ah, scusa, non è colpa mia se sono una velocista e non riesci a tenere il passo con me. Stronzo. No. È ok. È ok, però sei stronzo lo stesso. Non sei abituato a leggere, vero? Guarda la faccia che fa adesso. Guarda la faccia. Non mi dispiace essere paziente se ti ci vuole un po' di più. Lo so che sei analfabeta, tranquillo. È un po' più lungo, è un po' più lungo. Il tuo pensiero. E non mi sto riferendo al libro. Non si sta riferendo a il pensiero del personaggio letto da. Beh, guarda la faccia, è un po' più lungo. Ma cosa? Vai avanti che ci mandano da Twitch. E lì è ballato da Twitch. È il minimo che posso fare, probabilmente. Il banno di Twitch. In quanto sei così paziente con me. Adesso prendi. Già. Fermi tutti. Probabilmente adesso questa registrazione verrà salvata e sarà mandata in LGBT su coso, su 4chan. Perché che palle. La voce di Turbo fa ispirerà le persone che sono in mezzo alla transizione, che anche loro potranno avere una voce femminile. Andiamo avanti. Bene. Qualcuno mi ha mutato la voce o... No, ti sentiamo, però... Ok. Ti cacchiamo poco. Okay. Siamo troppo immersi nella storia. Grazie. Grazie. Grazie, vai avanti. Ah, ok. Continuiamo a leggere il libro che stavamo leggendo prima, girando le pagine con il suo pollice. Le pagine? Il suo fronte del dito. E io... Perché quando è stata inventata la scrittura? Perché hai detto pasine? Perché sono un giapponese, non saprebbero pronunciarlo lo stesso. Pasine. Spero molto coso. Ah, sto scorreggiando, andiamo. Che schifo! È il personaggio che lo fa! Io poi voglio vedere una media di quanto ci mettiamo a leggere una frase. Yuri, la lesbica, non sta ancora chiedendomi se...
Non mi sta più chiedendo se sono pronto di girare la pagina. Probabilmente ha capito che sono ritardato. E invece mi assumo che ha finito. Assumo che lei abbia già finito la pagina prima 37 minuti prima di me, perché addirittura il mio pensiero impiega 2 ore a leggere 2 righe. Quindi la pagina la cambio di mia spontanea volontà. Cioè, noi immaginiamo la scena, questo paese è intanto di lei e la che... Continuiamo, continuiamo, il primo carattere. Capitolo! Capitolo! Il primo capitolo in silenzio. In silenzio, dato che zitti! Oh, ascoltate, dato che il libro è della EA e il secondo capitolo costa... È un DLC! È un DLC! O se no si può... No, si può ottenere anche leggendo il primo capitolo per 40 euro. No, ma è un eroe sbloccabile, come quelli di Star Wars. Sì, 40 ore di fila devi giocare. Quanto costa? 6.300 ore. E comunque, poi... In media si è detto che per comprare tutto quanto in Battlefront ci vuole costa 2.347 euro. Ascolta, vuoi sapere la cosa più divertente di Battlefront 2? Che quale? Se tu dici voglio farmi queste 6.000 ore, le voglio fare, allora le faccio tutte di fila. No, non puoi, perché dopo 3 volte che vinci una roba del genere non guadagni più crediti. Che stronzata. Allora, applausi ad Electronic Arts per aver rovinato un altro bel gioco, un altro caso. Ascolta, la loro risposta, non è che il loro commento, la loro risposta su Reddit. Un grande applauso, grande. Sì, è quella più votata, la meno votata. Ok, adesso continuiamo il primo capitolo in silenzio. Va avanti, però. Come il primo capitolo? Così, mi sto... Così svoltando le sembra quasi uno scambio intimatico. Sfogliare ogni pagina sembra quasi uno scambio intimo. Intimatico, uno scambio di mutande. Quanta vai avanti. Che belle sensazioni che mi dà questo gioco. Il mio pollice gentilmente lascia andare la pagina, lasciandola fluttuare dalla sua parte, e lei la prende riflessi del giapponese con il suo pollice. Tutto questo per dire ho girato pagina. Troppo banale. Ehi, hey, Yuri! Ehi, hey, questo è il mio personaggio. Io leggo tutto. No, io leggo tutto. Ehi, hey, Yuri! Questo potrebbe essere un pensiero banale, però il personaggio principale mi ricorda di te un po'. Adesso la guarda in faccia. Oh, credi, davvero? Credi davvero? Credi? Come mai? Com'è lei? È lesbica, come? Beh, suppongo che sia più appuntita in molte strade. Appuntita. Si è appuntita. Blunt si è appuntito. Affilato. Io mi immagino Elia che va tipo dalla nonna e gli fa: secondo me mi piace la tua appuntitezza, la sua e la sua... Aspetta, a sto punto... Mi piace la tua affilatezza, mi tagli le unghie, per favore. Andiamo avanti. Un secondo suono arrivo. Ma è anche la seconda risposta a tutte le cose che dice e fa. Quindi ha paura che faccia qualcosa di sbagliato. Sì. Non è che io possa vedere dentro la tua testa o qualcosa del genere. Non ho i raggi X, non sono mica Super Nick. Vai avanti. Non sono mica Superman, io non ho i raggi X. Vai avanti. Ma sono più o meno reminiscenti dei tuoi manierismi. Manierismi. E lì a quanto ti è pesato questo gioco? Io vedo. È gratis. Sì, ma quanto ti è pesato? 16 mega. Quanti mega? Non lo so. Ho fatto un disegno. Dai, leggi. Aspetta, ho fatto un disegno. Che disegno? La ragazza appuntita. Cosa? Vai avanti, porca puttana, che io vedo. Io vedo. Io.
Yu, l'espica rimane silente per un momento. Silente! Dumbledore! E arriva Dumbledore! Rimango là in silenzio. Ma puoi maiare! Ma tu puoi maiare! E avanti! Questo è una cosa terribile da avere in comune con lei. Lasciami andare, Rossino. Hai solo 2 secondi di tempo. Che? Aspetta. Non intendevo in un modo cattivo o qualcosa del genere. Scusa, veramente non sapevo che fossi cosciente di te. Riguardo certe cose. Certe cose. Certe cose. Punto, certe punto, cose. Punto. È una faccina quella. Suppongo che abbia. Che volesse dire di più. Che è abbastanza carino. Che palle, non posso. Kawaii! La pagina di Wikipedia. Kawaii! Kawaii. Kawaii è. Cosa dice quando. Aspetta, Kawaii è tipo quando tuo fratello gli dai Kiwi e non lo sa pronunciare, quindi ti fa Kawaii. Kawaii! Marca di pianoforte. Desu! Desu! Kawaii mo shinder you! Oh ma che cazzo è? Oh mare, wow, shinder. Cazzo è solo. Oh mare, nero. Nani. Prego lì. Vai, dai, vai, leggi, vai. Leggi. E l'ho detto. Hai detto? Sì. Cosa? Cosa? Cosa dicendo cazzo. Così improvviso? Io. Ok, tutti. Cazzo è sta tizia? Cos'è? Il furry. Oh no, niente. Okay, tutti. Penso che sia il momento che condividiamo i nostri poemi di oggi con ciascuno degli altri Caring Bears. Ok. Avevo cancellato, non so più. Zitti. È il momento di oggi che condividiamo i nostri poemi con tutti gli altri Caring Bears. Ancora Caring Bears. Andiamo. Avanti, per favore. Potremmo non avere abbastanza tempo se aspettiamo troppo a lungo. Sì, su questa ragione. Ci sei passato. Ok. Yuri fa uscire l'aria che ha prima assorbito. Accumulato nei polmoni. Accumulato nei polmoni. Attraverso il suo sangue. Presa dai polmoni che precedentemente hanno aspirato. E accumulato l'aria e ora tirata fuori attraverso un muscolo chiamato diaframma involontario. Che diamine stai dicendo? Iniziò a completare ciò che i suoi neuroni stavano processando attraverso processi cognitivi diversi da quelli dell'uomo, perché hanno più collegamenti da un emisfero e all'altro. Oh, va bene, Yuri. Sembri un po' giù. Sembri un po' down. Devo andare in alto a destra che ci sono gli FPS. Scusa se non hai guardato avanti a questo. Che cosa questo? No, non è. Va bene. Guarda che Nani non significa non è. Nani significa cosa? Cosa? Yuri rilascia le sue braccia, le sue mani dal libro e anche le sue braccia. Da notare che sta andando a 60 fps. Causando la chiusura del libro. Cosa con dura, raga? La cima del suo pollice, i dettagli
Porca puttana. Causando la chiusura del libro sul mio pollicione. Au! E la rottura di questo ultimo. Ascoltate, ascoltate. Va bene. Ragazzi, ragazzi, ascoltate. Vi rendete conto che vi è meno dettaglio sulle prime 400 pagine del Signore degli Anelli? Il cazzo di compleanno di Bilbo, che era un quinto del libro, un cazzo di giorno, un compleanno che dice tutte le cazzo di persone che volevano fregargli i cucchiaini d'argento che ci aveva nascosti della cosa. Quella cosa è meno dettagliata di un brigante. Un brigante ha preso un bicchiere. Un brigante siamo noi, anche che la stiamo rendendo molto più lunga di quanto effettivamente è. Porsche che sta rovinando tutto. Premerei sempre rinvio, non so, scriverei tutto quanto alla fine. No, perché se no ti perdi, non c'è gusto. Va bene. Immagino che debba fare più letture stanotte. Oppure preferisci che io legga soltanto con te? Wink, wink, wink. Sei così ritardato, non saresti capace. No. Questo non mi farebbe... Non penso di avere nessuna preferenza per nessuno dei due capi. Dai, perfino Ed è più intelligente di questo. Vai avanti. Allora, non ho ritardato, quindi ho bisogno del tuo aiuto per girare la pagina, dato che il mio pollice è così grande come il tuo. Il suo... è compensa per qualcos'altro. In questo caso lo leggerò. In questo caso leggerò. Leggerò! In questo caso leggerò un po' di più stanotte, al posto di dormire. Così domani mattina mi sveglio con due occhi così. Vai, avanti! Per noi stiamo facendo sta roba. Sarà più divertente leggere con te dopo che raccolgo un po' di plettri, non trovi? Raccolgo un po' di plettri. Applausi, ragazzi, qua merita applausi. Dov'è il Reddit Gold? Dov'è il Reddit Gold? Dov'è? Reddit Gold, dai! Reddit Silver al massimo. Howard! Howard per questa frase! Ok, aspetta. Reddit Platinum. Mi torna sul cotechino. No, ve lo dire. Reasoning è una buona carta magia! Sì, ecco. No, devi fare, questa è buono... Questo è un buon ragionamento. Reasoning, una buona carta magia. Dammi un numero e pescherò il numero di carte. Vai avanti, che tanto Turbo è morto. Manco c'ha l'immagine. Sto facendo il trofeo. Ah, ok. Basta che non sia come quelli brutti di Anicam. Si è libera di finire i primi due capitoli. Si libera di finire i primi due capitoli nel tuo tempo. Fatto. Vai avanti. Va bene. Sto in piedi. Finalmente se ne è andata. Allora, utilizzo i muscoli delle mie gambe per alzarmi. Estroflettermi. Vai avanti. You tried. Vai avanti. Faccio una nota mentale. Faccio una nota mentale il punto dove ho lasciato la lettura del mio libro. Lo assottiglio dentro la mia borsa. Ma perché assottiglio? Perché ho sbagliato una volta, sbaglierò fino alla fine. Ma slip neanche significa assottigliare. Lo appettisce. Ad ogni modo, ascolta Monica, la faccio io la voce. By the way, do you remember to write a poem? Cosa? Devo leggere in italiano, scusa. Comunque ti ricordi che dovevi scrivere un cazzo di poema ieri notte? Stanotte? Anziché sembrare una ragazzina di 16 anni, sembri una vecchia di 80. La Befana. Ragazzi, no, se una ragazza è carina, qualche difetto ce lo deve avere, eh? È arrivata la Befana, ragazzi, un applauso. Andiamo avanti. Vai avanti. Yeah!
No, è sbagliato. Conti che la marca dolce ha cambiato i pacchetti. Oh yeah! Vai avanti. Oh yeah! Oh yeah! Il mio rilassamento finisce. Ma è il mio rilassamento processo finisce. Mia non ci penso che ho accettato di fare qualcosa così imbarazzante e così fuori dalle mie portate cognitive. Il mio quoziente intellettivo è 27. Sì. Non credo di poter trovare l'ispirazione giusta. Molta ispirazione. I polmoni non sono nella posizione corretta per una buona ispirazione. Ah. Cosa? L'ho fatto passare. Rap. Beh, adesso che siete tutti pronti? Beh, ora che siete tutti quanti pronti, perché non facciamo un tipo, una roba comunista insieme? Andiamo, Che è inverse. Intendi un'orgia o un governo russo? Lanciare i bambini. Ragazzi, comunque, by the way, sapete che c'è l'amore libero in Russia? Cosa? I can't wait! Non posso aspettare! Dai, questo lo fa Elia. Sayori. Salsa di soia in italiano. È Monica. Entusiacalmente. È Monica. Entusiacalmente. I loro poemi. È morto. Tirano fuori i loro poemi. Da dove? Li tirano fuori. Non ho dato saperlo da dove. Morto anche il mio prof di inglese, grazie. Così pensavo che non mi interessa. Quello della salsa di soia è tipo stracciato e c'ha le orecchie. Ok. E da un presente te che c'hai 12 di cos'è intellettivo che chiami 12 aveva 27, adesso gli sono passato dopo entusiasticamente. Allora, semplicemente questi qua lo tira fuori da quei quaderni che c'hanno le cazzo di molle. C'hanno le spirali. Come? Le molle che se tu le premi fa la molla. Però dato che stanno fisse sono spirali. Vai, vai. Ma quindi se tipo lo lanci addosso un muro rimbalza tutto il nell'altra mano c'è scritto parte l'altro arto Monica nelle altre cinque dita Monica aveva scritto Monica la sua in mono libro composto. Questa è Monica, è Monica. In un quaderno composito, andiamo avanti. È Monica. Ma sì. In una composizione, libro nota. Posso già vedere l'orrenda grafia di Monica da dove mi siedo, non ci capisco niente. Pristina. Posso già vedere. Mangio la pristina. La calligrafia di Monica. Monica! Natsuki e la lesbica sono invece reclutanti. Uè, raga, sono famoso. Cercando nelle loro. Il no comply è il salto. Una mossa di Tony Hawk. Sì. Vai avanti. Faccio la stessa cosa. E io invece faccio un boneless. Tiè. Faccio la stessa cosa a me stesso. Vi giuro che io non sono riuscito a capire nulla. A chi devo mostrare per primo il poema? A chi devo mostrare per primo il poema? A Monica. Lesbica! Inizierò con Monica. Io vado a vedere le stesse. Secondo me saranno tipo bassissime. Ieri sembrava molto volenterosa di leggere il mio poema. Mio pene. Io voglio che lei farli vedere conosca, che sto mettendo impegno. Lei conosca che il mio 12 di quoziente intellettivo riesce. Ciao tupo maiale. Come si chiama questo gioco che lo vado a cercare? Doki Doki Literature Club. Doki Doki Literature Club. Ah, per fare veloce. Hai idea come amicizia su Steam? Doki Doki. Hai un buon tempo così velocemente.
Prima gli scrivi. Buon tempo. Hai un buon tempo? Così lontano? Ti stavi mettendo fuori. Ah, sì. Yeah. Oh, yeah. Ma la voce mia, zitti. Vai avanti. Allora, leggi. Vai avanti. Leggi. Raga, c'è anche un fan. Ah, ok, ok. Hai avuto un buon tempo. E in questo tempo passato. Un buon tempo. Oh yeah. Comunque se volete c'è anche il... Sono felice di saperlo. Di sentirlo. Sembri Globox. Vai avanti, non me ne frega una minchia. E comunque, da quando Globox è, è doppia. Comunque, dato che sei nuovo e ritardato in tutto. Si ritardò. Vorrei avere se tu hai qualche suggestione per il club, suggestione o consiglio, suggestione, se tu hai qualche ipnosi per il club, ipnosi, tipo nuove attività comuniste, dato che i miei capelli sono rossi, nuove attività, possiamo farle cose meglio. Wink wink. Raga, ho paura, vedo delle persone. Sto già ascoltando. Sto sempre ascoltando. Ascoltando questa traduzione, l'hai rovinata, anche se non si poteva rovinare. Bravo. Non essere spaventato di mettere le cose davanti. Di portare le cose su. Detto così. Ok. Ok. Vai avanti. Ok, lo terrò in mente. Adesso leggi sta cazzo. Ma non la fa più la posa dello spezzaschiera. Non lo so. Ora cambio voce per il narratore. Sicuramente molto spaventato di portare queste cose avanti. Sarebbe molto meglio se continuiamo andando avanti con il flow, perché il mio rap è il flow. Col flow. C'è scritto quando starò meglio. Ok, adesso ricambio la voce del coso. Ricambio la voce, vai avanti. Anyway! Vuoi fare cose comuniste con il tuo poema? Cioè condividere? Ok, adesso voglio una versione di Facebook in cui il tasto condividi. Condividi e sostituito con comunismo. È un po' imbarazzante. Però suppongo che devo, per forza, perché sennò mi ammazzo. Raga, vorrei aprire una piccola parentesi. Quindi eccola qua la posa dello spezzaschiena. Mi sto spezzando la schiena. Questo non riesco a tenermi in piedi. Devo andare a cagare. Ho due morroidi grossi quanti grappoli tu. Sono il bacillo dell'emorroide. Vai avanti. Onda, non preoccuparti, tuo padre è un maiale. Cosa? Non per dire, ma c'è gente che ti ha giocato dalle 0,1 ore, cioè 10 minuti, alle 14 ore. Noi ci sta. Siamo un piccolo imbarazzati oggi, dai. Sì, ma porco schifo, non penso che vengono lentamente come noi. C'è un po' di barriera, dato che sei lui. C'è molto però dietro, è quello, perché noi siamo ancora all'inizio. E quello... Ragazzi, c'è no. Ancora... Ah, ragazzi, zitti. C'è ancora un po' di barriera, perché... Ma zitto tu. L'unico cazzo di maschio qui è dovrei parare veloce. Giuro, intanto vai a vedere il link che ho inviato sul gruppo. Già, aspetta. Questo è vero. Che? Io mando. Non lo so, è stato la recensione di uno. Ci sta, probabilmente. Do il mio poema in mano a Monica. Monica. Io mano. E non solo. Io mano il poema a Monica. Che merda! Che pausa. Grande lavoro, tuo padre maiale!
nostra madre patria russa sarà molto felice. Stavo andando. Stavo andando. Oh, in me. Cosa? Morto. Sto mettendo l'indo russo nel frattempo. Parliamo di comunisti. Avete finito? No. Non lo finiamo più sul gioco. Vai avanti, è meglio non finirlo. Stavo andando, oh, in mia testa mentre leggevo quello. Andiamo avanti. È veramente metaforico. È veramente molto condiviso con un altro argomento. È veramente metaforicale. Voglio giusto ricordare che si parla sia di cimiteri che marshmallow. Ragazzi, se questo è veramente un horror e con la mia voce è un horror per due. Lassù, vai. Non sono sicura perché. Vado un attimo a bere. Mi aspettavo di aspettavo qualcosa di così profondo da un uomo ritardato. Non mi aspettavo, ho detto. Qualcosa di così profondo. Deep. Vai avanti. Non mi aspettavo che andassi così profondamente. Credo di averti sottostimato tu. Questo è il più facile per me, per mantenere le aspettazioni basse per tutti. Zitto, è più facile per me. Questo è tuo maiale. È più facile per me per non mandare tutta la nazione nel gulag e tenere le aspettazioni basse. È il più facile per me per mantenere a tutti le aspettazioni basse. Vai avanti, ho letto. In questo modo è sempre conta quando ci metto dentro un po' di effetto. È impegno. È forte. Ah, questo non è legale. No, devi fare. Devi fare la risata da strega. Come Blender gratis? Ma cazzo! Blender è sempre stato gratis. Ah, ok, niente, scusa. Brink è anche gratis ora. Non me ne frega un cazzo di Blink. Blender ora ha tipo la 2.8 di Blender, è una sega, capisci? Andiamo avanti. No, ma Blender credevo fosse un programma per editing di alcuni video. Immagino abbia funzionato comunque. Il design, credevo. Anyway, quindi ha funzionato lo stesso. Comunque Blender è un programma di animazioni 3D, cinema 4D, Maya e altra merda. Però ha un sacco di funzioni e ora ha una cosa fighissima che non ha nessun'altra cazzata, che è tipo lo renderizza in tempo reale e letteralmente ho visto quella cosa, stavo così. Cinema 4D lo fa pure. Non lo fa come lo riesce. L'hai aperto. Cinema 4D lo fa pure. Non l'hai visto l'ultima però. Cinema 4D lo fa pure. Non è vero, come lo fa Blender? Come non lo fa più? Lo fa pure. Fidati. Vediamo quanto pesa Blender. È 1,5 GB. Vai avanti. Ah, pesa 300. Pesa sì, pochissimo. Però... Ok, lo scarico. E scrivendo quello è pieno di immagini e simbolismi come la falce e il martello. Diversamente da salsa di soia, che gli piace usare semplici parole per descrivere tristezza e felicità. E felicitezza. Una volta infatti ha scritto tipo io sono felice, mi ha consegnato, io ho messo una cassa di falce nel suo culo. E la lesbica piace quando i leggitori quando i lettori si fanno derivare dal proprio pensiero dal libro. No, quando sono a sinistra. Vai avanti. Quando sono a sinistra. Ragazzi, mi è finita la voce. Vai, andiamo bene avanti. Adesso farò una voce ancora più femminile, dato che non posso fare più la voce alta. È davvero battaglioso scrivere in quel modo effetticente. Sfidante. Vai avanti. Io
Entrambi. Se vi credo che sto dormendo. Per me, permetti tutti persone di essere nei propri feel. Sentimenti. Vai, basta sto gioco, basta. Va bene, va bene. Basta, mi sta venendo un mal di testa. Io ce l'ho già da stamattina. O permettendoli di analizzare profondamente tutte le loro antipatie. Di quante cose ti sono davanti, giusto per sapere? 5. Elia, facciamo. Non è horror. Elia, facciamo una frase. Elia, sai che dobbiamo. Buzz, fare. Non posso. Facciamo... Adesso non posso dire. Elia, facciamo una pausa. Penso. Tutti insieme a uno dei più grandi giochi dell'umanità che non si sa perché ma porta visualizzazioni enormi su Twitch. Roblox. Roblox è divertente ogni tanto. Ma devo scaricarlo. Oh, ma che devi? Ma tu sai quanto occupa, Elia? Ti impieghi 22 secondi a scaricarlo. Sì. Non sto scherzando. 22 secondi. Tipo hai... un gioco bellissimo. Elia, scarica Roblox. Fine. Bene, giochiamo a Minecraft. No, giochiamo. Va bene pure me. Però no, scherzo, giochiamo a Roblox perché devi provare giochi come. Ci vogliono anni di pratica. Che mi assumo che Yuri sia a questo punto. Ragazzi. Ma non l'ho mai chiesto comunque. Sono sicuro che da nessuna parte si avvicina al suo livello ancora. Ascolta, ho una proposta. Se tu metti. Adesso se noi facciamo questa pausa e andiamo su Roblox, ti mostrerò certi giochi che tu non potrai immaginare. Sì, taglia legno. Razza completa. Tu letteralmente farai 300 carte di Card Against Humanity. Cioè, il peggio tumore della società lì. È 4chan per bambini. Andiamo avanti. Dai, andiamo, dai. Ci voglio andare. Non preoccuparti molto abbastanza sul di questo. Che schifo è stato. Fai la tua propria cosa. Apri Roblox. Semplicemente continua ad esplorare e impara ad provare nuove cose. Wink wink. Wink wink. Sono sicuro che finirò a provare diverse cose. Wink wink. Ragazzi, ci potrebbe volere un po' di momenti prima che io mi senta confortabile su di qui a fare questo. Ragazzi. Questo è ok. Turbo fa. Dobbiamo costringere Elia a andare. Amerei di vedere. Devo continuare questo qua almeno per un po'. Amerei di vederti provare nuove cose. No, lo leggo io. Questa è la migliore strada per trovare lo stile che ti assottiglia. Vai avanti. Il miglior stile che ti faccia Il miglior stile che ti faccia diventare una suite. Beh, un vestito. Vai avanti, Lia. Ma molti potrebbero avere pensieri contrastanti sui propri stili. Tutti gli altri dovrebbero avere dei pensieri biasimati verso i loro propri stili. Biasimati. Vai avanti. Basmati. Come i risotti. Elia, io uccido l'italiano. Tu uccidi l'italiano, l'inglese, il tedesco, il francese. Tutte le lingue sono derivate dal latino e dal celtico. Ma io sempre a trovare quello che ti dona di più. Ma io sempre. Quello che ti veste di più. Ragazzi, voi continuate a giocare. Io cerco intanto server su Roblox. Quindi non ti forzare da solo. Ti chiamo a Pizza Please. Scrivere. Coso. Banni. Andiamo su Roblox veramente, noi due. Sto cercando qua una roba per fare con Blender. Ma. Quindi non forzarti a scrivere il modo in cui gli altri vogliono che tu scriva. Che versione di Blender hai? Ho scaricato l'ultimo. Non è come se tu abbi di preoccuparti di impressionarli o qualcosa del genere. Banni, scarica la 2. Comunque, vuoi leggere il mio poema adesso? No. Un attimo che... non so che versione... No. Non preoccuparti. Non sono buona. Brava.
suoni molto confidente per qualcuno che... Suoni molto... Cosa? Sembri molto confidente per qualcuno che... Suoni molto confidente per qualcuno che reclama di non essere molto buona. Asserisce il ghiaccio di più. Questo... Questo che io suono confidente. Mi hanno programmato per essere confidente. Io non intendo che io mi senta sempre in questo modo, lo sappi? Lo sappi. Io vedo. Capisco. Vedo nero. Beh, allora leggiamolo allora. Ma che ragazzi, casino è Blender? Ragazzi... Buco nel muro! Ho appena trovato l'arte. Aspetta un secondo! Il poema si intitola Buco nel muro! Buco nel muro. Buco nel muro. Vedi la direzione. Che cazzo è lo sparkle? Allora, buco nel muro. Facciamo così, Elia. Leggi questo poema e poi basta. Allora. Buco nel muro. Ok, Porsche, leggi questo poema e basta. E poi andiamo però, poi dobbiamo... No, poi leggo solo io. Almeno la giornata, se no... Ma sai quanto tempo ci impiega? 2 secondi, dai, 2 secondi, Roblox... Leggi! Bello. Ok, buco nel muro. Non potete... Non sarei stato io. La direzione è dall'altra parte, è un tizio rumoroso vicino. Un vicino rumoroso? Un ragazzo arrabbiato? Perché un ragazzo arrabbiato? Non lo saprò mai, non ero a casa. Piscio in... Perché non ci leggo? Piscio dentro per... Cosa? No, non posso vedere, sono... Non cieco. Guardo dentro per un indizio. No, non posso vedere. Io... Sono cieco, perché... Sono cieco perché c'è il riflesso del sole che mi ha accecato 3 giorni prima. Non si vede niente. Ma è troppo tardi la mia retina. Snake. Ho già una permanente copia nella mia retina. Ho già bruciato. È solo un piccolo buco, non è così. E by the dust. Era molto profondo. È il terzo motore di Killer Queen, by the dust. Andava infinito dappertutto. Era un buco di infinite scelte. E ho scelto. E ho capito ora. E realizzo ora che io non stavo guardando dentro. Io stavo guardando fuori. Stavo guardando fuori. E dall'altra parte. Colpo di scena. Espul. Era molto profondo il buco nel muro, quindi. Finito. Quindi, ragazzi, cosa ne pensi? È molto... Profondo. È molto... a forma libera, se è quello è che profondo. Tu lo chiami. È profondo, è un buco nel muro. È profondo. Scusa, ma non sono la persona adatta per chiedere per un feedback. Ok! Era il buco nel muro! Yeah! Questo tipo di stile mi è preso molto popolare adesso, giorni d'oggi. Questo è perché un mucchio di poemi sono stati messi dentro l'enfasi e il tempo attraverso le parole e le linee. E poi quando si fa la performance è rumorosa e può essere molto potente. Infatti, tunes e strunz. Per forza non lo finiremo mai più sto gioco se veramente continuiamo così. E qual era l'ispirazione tra questo? Sono andato a cagare, mi è venuto in mente di scrivere sul buco del muro, c'è diventato accesso. Sono andato a cagare e nel bagno pubblico c'era un buco nel muro. Ma non è in quella casa, non è in quello punto. C'era un buco nel muro. In casa mia. Infatti c'è mia mamma che è passata e ha detto che cazzo fai? Puoi dire che ho avuto un po' di epifania recentemente. What the fuck? Che scatole, porco schifo. È fatto a gennaio questo film. Sì. Ha avuto l'epifania. E sono stata influenzata dalle streghe dell'epifania parecchio. L'epifania.
Ma è ma è novembre! Penso che sia ambientato in primavera, questo. Non c'è l'epifania in primavera. Vabbè. Sono molto nervosa a parlare di roba profonda come questa, perché viene molto forte. Forse dopo che tutti sono migliori amici con gli altri. Comunque, questo è il tip of the day di writing di Monica. Oh posh, facciamoci una live nostra. Con Blackjack e Squillo di Lusso. Sì. Cosa? Niente. Qualche tempo, quando scrivi il poema o una storia, le tue cervella si fissano in un punto specifico. E se provi molto duramente a farlo perfetto, allora ti spappano nella cervella. Dove trovo il workshop sulla... Quindi forzati te stesso a mettere qualcosa giù sulla carta e ripuliscila dopo. Un'altra strada di pensare è questa. Se tieni la tua penna, e non solo, se tieni la tua penna nello stesso punto per troppo lungo, allora otterrai un grosso buco di inchiostro. Oh, ma dai! Seriamente? Quindi muovi la tua mano e vai con la vernice! Questo è il mio avviso del giorno. Grazie per... Thanks for listening and have fun. I can be reached gaymonica at Valve Software. Cosa? Gay Monique. Thanks for listening. A chi devo mostrare il mio poema adesso? Salviamo. Mostriamolo a Sayori. Porsche, mandami il link di Roblox, ti prego. Eh? Porsche, mandami il link per Roblox. Questo è un buon poema, tu fa maiore. Perché di sto passo veramente tanto non lo finiamo più. Sei sicuro che sia il tuo prima volta? Sicuro. Non è così buono. Ma ci gentili. E sono il tizio che può scrivere poemi nel suo tempo libero? Se... Immagino di sì. Ma questo è il modo in cui mi impressioni. Beh, per essere onesto, sono spaventata che tu non lo faccia seriamente. Oppure che non voglia scrivere completamente. Sono veramente felice di che te abbia scritto questo uno. Qualcosa. Quindi, chi ha il telefono acceso? Tu. Quindi questo mi ricorda di... Seriamente, dai. Il mio non è... lontano. Io sento il rumore del telefono. Io sono mutato. Ascoltate, ascolta Turbo. Che ha detto? Max è il tuo, mi sa, perché c'è quando... Io sento il rumore del telefono. Max è il tuo, perché si illumina la tua immagine quando... Ah, ora davvero? Si sente? Si vede? No. Cosa? Ora invece? No. Ora va, davvero. Però, okay. Posce... Turbo, fai entrare in quel link. Ma come entriamo nello stesso server? Entriamo nello stesso momento. Ah, c'è un modo, ma... Praticamente... Di solito, quando ci mette l'amicizia su Roblox, basta unirsi al server. Sì. Ah, c'è vero? A parte devo fare login. Ma qualche modo. Io comunque non ho nessuno a parte FA59. Devi giocare, che adesso noi giochiamo a CSGO su Roblox. Come finiamo... vi chiamate voi però? Appena finiamo questo giorno, poi andiamo su Roblox. Io mi chiamo Porsche Fennec. Provare okay, nuove cose qui. Con altre persone. Questo è qualcosa che le vere persone fanno. Assicuro. Non è quello che fanno le... Come si aggiungevano amici? Ci sta tipo una barra con scritto friends. Basta che cerchi la persona e poi fai add friend. Alright, I'm going to hold you to that then. Yay! Porsche Fennec. Now you read my poem too, right?
posso fare la skill dentro. Really bad at this. Vedremo. Non ti trovo. Vabbè, il suo poema si chiama Dear Sunshine. Questo. Quindi il suo poema è dedicato a Super Mario Sunshine. Il modo in cui luccica attraverso mi acceca nel mattino. Beh, cerca Poche, cerca me perché non ti trovo. Io sono fa 59. Ti ho dato il link al mio poema. Mi fa sentire come se mi mancassi. Baciando la fronte per aiutare fuori dal letto. Facendomi strofinare. Facendomi strofinare gli occhi. Sì, ce l'ho da qualche anno. Spara il nome, dai, che ti aggiungo anch'io così. Stai chiedendo di uscire fuori a giocare? Mi stai tostando. Tostando per. Mi stai tostando per dedicarmi a. Per. Mi stai tostando per augurarmi fuori un giorno di pioggia. Guardo in alto, il cielo è blu. No, non è vero. È rosso. Il cielo è nero. Bloodman. Bloodmoon. È un segreto, ma io ti tosto pure. Plot twist. Dun dun dun. Dun dun dun. Se non fosse per te, potrei dormire per sempre. Ma adesso sono folle. Vai, voglio la colazione. Folle. Ora! Aspetta, se non fosse per te potrei dormire per sempre. Sì. Ah. Sai, Yuri. Per sempre potrei dormire con te. Questa è soltanto una... Provo a indovinare, ma... Hai aspettato fino a questa mattina per scrivere questo? No. Soltanto un pochettino. La skin di Gordon Freeman. Perché non la trovo? Non puoi rispondere soltanto un pochettino a una domanda che fa sì o no. L'ho scordato di scriverlo stanotte. E quindi mi fa sentire un po' meglio circa me stesso. Non essere antipatico. Ho provato il mio meglio. Ah, yeah. Non intendevo di dire che fosse una brutta penna. Mi è venuto fuori! Mi è venuto fuori! Oh, come potrei metterlo? Suona come se te... Ah, suona come te. Veramente? Yeah. È specialmente l'ultima linea. Ho fatto le uova e il toast. Cosa? I made eggs. Ho fatto le uova. Cosa vuol dire hai fatto le uova e il toast? Ho fatto le uova e il toast. Ma cosa vuol dire? Cosa c'entra? Ho fatto le uova e il toast, guarda. Ho fatto le uova. I made eggs. Anche se eri... tardi a scuola. Anche se eri in ritardo a scuola? Turbo fa, entra nel gioco al 3. 1, 2, 3. È brutto. Siamo tutti assieme. Scusa. È brutto skippare la colazione. Aspetta. Un secondo. Se siamo tutti e tre con gli amici, possiamo fare un tipo di un gruppo in cui possiamo entrare assieme. Sì. Per quello. Mi vengono i crampi. Beh, immagino che non ci sia nessun punto in nessun punto in argomentare. Bugs, puoi aggiungermi agli amici così poi ti aggiungo. Comunque sia, grazie per avermi fatto la doccia. Che doppa squette. Grazie per avermi fatto la doccia. Thanks for showering me. Minchia, era qua fino un attimo fa. Questo è stato molto divertente. Monica è il migliore. Oh yeah. Ma la prossima volta io non dimentico. E andrò a fare la gonna a scrivere il miglior poema di sempre. Dai, che appena finisce questo giorno si passa su Roblox, gente. Quando finisce il giorno? Ok, ce l'ho fatta. Quando finisce il giorno? È quando tutti quanti hanno letto il poema. Perfetto, appena finiamo il giorno si passa su Roblox. Quindi fammi indovinare e guardo avanti a questo. Vabbè, io intanto vado a giocare qui, ragazzi. Natsuki. Come funziona, però? Perché non mi ricordo più. È circa quello che mi aspettavo da qualcuno come te. E non essere così appuntita.
Così triste questo. In teoria, se voi avete la pagina aperta adesso, dovessi trovare un gioco, dovremmo. Well, excuse me, princess. Cos'è? Non è come se io abbia detto che fosse brutto. Ho soltanto detto che non mi ha evocato nessuna emozione. Quindi, basicamente, non è kawaii abbastanza per i tuoi gusti? Vuoi essere schiaffeggiato? Oh, grazie. Volentieri. Il suono dello del ceffone. Beh, ad ogni modo, immagino che io debba mostrarti il mio. L'uccello. Gigantesco. Il grandissimo. Lo dicendo, Porsche. Hai provato, sei provato a entrare dentro il server? Il grandissimo! Il grandissimo! Dice che non sei nel party. If you know what I mean. Ah, ok, aspetta che esco. E non che ti piacerà. Come devo fare a entrare nel party? Questa è molto... Non lo so, dovrebbe... Questa qua è veramente banale, ancora peggio di quella del marshmallow e il cimitero. Le aquile possono volare, grazie al cazzo. Ok. Dovrebbe capito? Tutte e tre ora, se... Le aquile possono volare. Comunque. Sì. Wow. Wow, incredibile. Anche voi il gioco, per caso. Cosa? Sì. Turbo fa, questo leggilo te. Questo leggilo, io non lo leggo, leggilo te, questo è assurdo. Leggilo te. Un secondo. Ragazzi, siete dentro voi. Questo leggilo te. Lì ha un attimo. Dai, leggilo. Così finiamo il giorno e passiamo su Roblox. Aspetta. No, non siete dentro. Oh, aspetta. Io sto entrando. Ma sta entrando... Hai fatto play game o sta entrando in... In automatico, però deve aggiornare. Lo metto tutto come light questo. La grande fatica di tutto il ruolo fa per leggere. Le aquile possono volare, le scimmie possono scalare. I cricket possono saltare. I grilli. I cavalli possono correre. I gufi possono cercare. I cheetahmen glitchano. I cheetahmen glitchano. Le aquile volano, le persone possono volare. Voglio di vivere. E questo è tutto. Il volume... E Skeletor, il volume! Yeah! Ti ho detto che non ti sarebbe piaciuto. E infatti mi fa schifo. Ma io non sono... Cosa? Sii sì, onesto. Lo so. Sì, io sono dentro ma non gioco. Mi fa cagare. Io sto giocando. Io sono perché? Come spettatore, tipo. Ognuno in alta scuola pensa che scrivere abbia a che fare con sofisticatezza e roba. Quindi le persone non cagano neanche i miei scritti. Osce, c'è... Sono come spettatore. E questo è il punto di poemi per le persone che si esprimono. Non posso, ma è anche uno spettatore. Il tuo stile di scrittura fa cagare. Yeah. Sì, esattamente. Quindi sta confessando che la sua scrittura fa cagare. Mi piace quando fa cagare al cazzo. Bene, senti, come in questo poema. Tutti. Vedere tutti attorno a te a fare grandiose cose può essere veramente divertente. Ma c'è una partita? Quindi ho deciso di scriverlo. No, se provo a rientrare ci perdiamo nel server, però. Capisco. Vero. Aspetta, probabilmente adesso. Ma gli altri topi e le altre cose semplicemente scrivono che mettono più peso nel gioco di parole. Più peli. Conservo i soldi. Quindi ho fatto un setup di rhyme alla fine e poi l'ho fatto cadere piatto apposta. Ovviamente, perché in realtà io non so scrivere. Ormai questo live è fallito. Quindi. Basta. Aiuta a tirare fuori i feelings dell'ultima linea. La prossima live dobbiamo accelerare un pochettino. Quindi hai fatto. E infatti sto venendo più veloce adesso. Quindi immagino che sia quello che hai realizzato. Sì, esatto, io sono un pro a far cagare la gente. Io ho fatto cagare tutti. Quindi aspettatevi che sia il più giovane qua, capito? Ragazzi, ho comprato una VP.
decido dell'umore col suo ultimo commento. E in realtà non me ne frega niente di ognuno quando sia vecchio. E adesso Yuri, in teoria dovrebbe finire il giorno adesso con lei, quindi possiamo finalmente cambiare gioco. Mentre Yuri legge il poema, noto che i suoi occhi si illuminano. Cos'è, un demone? Ti ricordo che le parole che abbiamo scelto erano indicate per Yuri. Eccezionale! Eccezionale veramente! Ragazzi, eccezionale veramente! Ti metto io un gioco veramente bello. Che cos'era questo? Pizza Place. L'ho detto forte? Pizza Place. Sono capito quale. Yuri prima copre la sua boccaccia e poi finisce a coprire la sua intera facciaccia. No, forse aspetta, Porsche. Io? Non so se... Sono entrato un attimo. Andrà ad odiarmi. Forse devo entrare io perché entriamo tu. Allora, metti... Non hai veramente fatto nulla di sbagliato, Yuri. Forse metti il microfono. Questo... Immagino che tu sia a destra. No, metti prima perché questo, sono nervoso adesso. Yuri. Yuri fa un bagno. Mandate il link nella chat. Yuri takes a breath. Yuri fa un bagno. Dai, quindi uno entri. Che tipo di scrittura esperienza hai avuto? Nella chat di Roblox. Non c'è. Il tuo uso di immagine e metafora indica che hai scritto molta poetria prima. Adesso è arrivato. Veramente? Oh, questo è un grandioso complimento che viene da te. Questo è attualmente il mio primo tempo, veramente. Eh? Yuri fa la stella e bianca e poi guarda il mio poema di nuovo. Beh, lo so. Intendo dire, Yuri traccia spento. Tutti prigionieri. Non abile a trovare una scusa. Quindi traccia il suo dito lungo le parole del poema, come se lo rompesse più profondamente. Yeah! Ok. Oh, ma non siamo insieme. Questa è la ragione per cui io sono abile a dire. Raga, entrate da me, venite nel mio profilo e entrate da me. Quindi è qui un tipo specifico di scrittura che ha dell'habitat che sei usuale, tipico dei nuovi scrittori. E hai ben pensato me stesso. Dove siete? In prigione. Eccoti. Ho pensato il più notizionabile ricognizionare i nuovi scrittori che loro provano a fare il loro stile molto deliberatamente. In altre parole, tendono a fare il plettro, un tipo di scrittura separato dal matter del thread. E poi vanno off topic. Aspetta, mi sono glitchato da qualche parte. E la loro forma attraversa i due insieme. Il risultato finale di entrambi gli stili è l'espressivanezza dei debolimenti. E quindi Yuri trova il suo treno di pensiero. Però si può votare via. È come il volume tipo 18%. De Manor completamente cambia. Finalmente, raga. Il loro stammering è completamente andato. E loro suonano come degli esperti. Ovviamente. E questo è qualcosa che tu dovresti essere blamato. Ci sono così tanti skill differenti e tecniche che vanno nella scrittura anche in un singolo poema. E non è semplice trovarli e costruirli, ma ottenerli è detto greater to probably the most challenging part. Dove sei? Io sono uscito da prigione. Non so neanche dove sei. Potrebbe volerci molto tempo, ma poi arriva la pratica e imparare, ad esempio, e provare nuove cose. Wink, wink! Ah, aspetta che arrivo. Inoltre, spero anche che ognuno altro nel club dia del valuable feedback. Natsuki potrebbe essere un po' biasimata comunque. Biasimata, e perché? Beh, non importa.
Dovrei parlare con l'altra persona che fa questo. Scusa. Alzati, perché mi devo alzare? Vuoi stare seduto? Non sono sicuro che Yuri stia appoggiandosi se stessa a me oppure a Natsuki. Quindi, poi adesso, please do a lot to shame a thought process behind it. Non lo so. Come si apre? Sorride, after all, suppose to be a little club. Ghost under the light. The tendrils of my hair illuminate beneath the amber glow, batting. It must be this one, the last remaining streetlight to have withstand the test of time. The last yet to be replaced by the sickening blue-green hue of the future. I but call me the breathing air of the present but living in the past. The light flickers. I fuck him back. No, polizia, sto laggando. I fuck them back, capito? I fuck them back. Mi hanno arrestato. Io sto laggando. Scusa. Sto sparando a caso. Fa schifo la mia grafia. Sì, infatti, fa cagare. Non ci ho capito niente. Infatti, ho fatto fatica anche a leggerlo. Comunque sia. Avanti, avanti, dai. Quando finisce? Che palle. Guarda che ce l'ho giocato con certe persone. Anzi, la maggior parte. Perché stiamo traducendo e leggendo. Ero molto corto. Cosa? E poi ti ripeto. Non siamo ancora la parte migliore. E lo so, però dai, è lento qua. Turbo, fa dove sei? Non per tutti. Esci fuori. Sono veramente orgoglione che ti piaccia. Sei onesto, eccetera. È chiusa la cella. Comunque, forse sarebbe meglio se aspettassimo che esce la patch italiana e faremo quella direttamente. Al limite. Perché così ci mettiamo più tempo, anche perché a tradurlo mentre lo leggia. Anche perché a tradurlo mentre lo leggiamo ci mettiamo più tempo. Se invece aspettiamo su Roblox, non scassare più. Se invece aspettiamo che esce la patch italiana, facciamo direttamente una volta sola soltanto la versione italiana direttamente. Io faccio prima. Ascolta Turbo fa, devi mettere, vedi quello lì per cambiare squadra. Ok, adesso salviamo. Vicino al simbolo del volume c'è il simbolo per cambiare squadra. Premi di sopra, premi yes, switch teams e poi ritorni su Prisoner. Ma che davvero? Vai. Ok, gente, adesso si cambia gioco. Okay.